Egregio dottor Vespa, in questi 4 anni, nella durezza del carcere, ho capito la gravità dei miei errori e non c'è giorno che non pensi a quanto dolore ho provocato a Lucia, alla sua famiglia e anche alla mia. Per questo vivo macerato dal rimorso e dalla vergogna e la mia sola speranza è che un giorno abbia misericordia, riuscendo a perdonare. Oggi sono un uomo diverso ed è per questo che mi sento di dover rivolgere un accorato appello a tutti gli uomini, in particolare a quelli che si trovano a vivere relazioni sentimentali che possono in qualche modo creare un disagio emotivo. Un appello affinché non si faccia mai ricorso alla violenza, affinché si accettino le decisioni degli altri, affinché nei momenti di difficoltà si possa aprire il proprio animo ai familiari, agli amici e a tutti quanti ci possono aiutare. Non fate come me, che mi sono tenuto tutto dentro per troppo tempo e alla fine mi sono perso.